È un progetto che abbiamo ideato come assessorato alle politiche sociali del Comune di Pescara per mandare due messaggi essenziali ai nostri studenti. È quello che, nonostante le difficoltà e gli ostacoli, si possono raggiungere dei grandi risultati attraverso lo sport, e l'altro il messaggio del rispetto per ogni persona, anche chi ha forme di disabilità. In questo progetto noi siamo andati in tutte le scuole di Pescara fino ad oggi, a partire da gennaio, siamo stati in 102 classi, coinvolgendo oltre 2500 ragazzi e mandando questi messaggi grazie alla collaborazione di associazioni per disabili che si occupano di sport. Sono veramente persone straordinarie, molto positive, e il riscontro è stato veramente bello e importante grazie anche alla collaborazione degli istituti scolastici, che hanno reso possibile l'incontro con gli studenti. Il nostro scopo è quello di far conoscere lo sport, che sono tantissimi gli sport che possono praticare, in questo caso gli ipovedenti o i non vedenti, e in questa occasione appunto con l'assessore Allegrino ci ha dato la possibilità nelle scuole, che è, se vogliamo, è un punto proprio di partenza dove uno va a seminare effettivamente un qualcosa, perché sia per le scuole magari non c'è questa conoscenza diretta degli sport praticati dai disabili, come in questo caso disabilità visive, e anche magari anche proprio per i ragazzi, che magari si possono trovare in contatto con non vedenti o ipovedenti. Sanno come comportarsi. Esatto, è un modo anche, per esempio, io ultimamente ho partecipato, perché judo, la cosa bella di judo è che ti dà la possibilità di partecipare a competizioni proprio con i normodotati. Lo sport in primis li entusiasma. E quando sono stati coinvolti dal comune poi per quel progetto, sono andati allo stadio, al palazzetto, a vedere la finale di Coppa Italia di basket in carrozzina, sono proprio tornati entusiasti. E anche adesso per questa iniziativa veramente sono molto sensibili a questo, ed è importante per loro capire che attraverso lo sport e con grande impegno e passione si possa arrivare anche quando si hanno delle difficoltà e delle disabilità.